Benvenuti, raga! Qua è Savix che vi parla, ragazzi. Allora, oggi duplicazione bomba, ragazzi, massiva. Faremo una macchina ogni 30-40 secondi, ragazzi. Requisiti: ci servirà la base operativa piena di veicoli, raga, un amico che ci dà una mano. Dobbiamo possedere il garage dell'attico di lusso, ragazzi, con all'interno la Issy e i veicoli da sacrificare. Poi ci servirà, ragazzi, un garage sparso nella mappa con dei faggio all'interno. Ne basta avere uno o due, ragazzi, non serve nient'altro. Ci servirà anche una moto per baggarci. L'importante è che non stanno nella Clubhouse. Ma adesso sigla, raga. Se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Allora, ragazzi, è facilissimo. Iniziamo con il glitch, apriamo il menu interazione e ci richiediamo una Sanchez, un po' quello che volete. L'importante è che sia una moto a due posti, che non sia nella clubhouse. A questo punto facciamo salire il nostro amico e ci andiamo davanti alla base. Una volta che siamo davanti alla base, regà, avremo questo messaggio se proviamo andare, perché la base è piena. Regà, quando siamo in questa schermata, il nostro amico dovrà mettersi nello switch di Franklin. Quindi vi faccio vedere. Quando noi saremo in quella schermata nera, il nostro amico dovrà mettersi in questa schermata. Vuoi davvero uscire dalla sessione? I progressi verranno salvati automaticamente per andare in storia. Ok, ragazzi? Quindi, adesso io mi metto sul pallino giallo in modo che mi dia l'allerta di sostituire il veicolo. In questa schermata il nostro amico si metterà nello switch di Franklin. Quando il nostro amico è nello switch di Franklin, noi clicchiamo B, scendiamo dal veicolo, ragazzi, e mandiamo al deposito la Sanchez, ok? A questo punto gli dite al vostro amico, che vedrete che non è sceso dalla moto, anche se noi l'abbiamo mandata al deposito, di cliccare B per uscire da quel messaggio. A questo punto scendere dal veicolo ed espawnerà la nostra moto. Vuol dire che il nostro amico si è buggato nella maniera corretta. Quindi adesso, ragazzi, non ci resta altro che andare nel nostro garage, l'attico di lusso. Una volta che siamo arrivati, regà, dal casinò, dal garage dell'attico di lusso, semplicemente ci richiediamo il nostro COM per poi salvare i veicoli. Mi raccomando, guardate dalla parte opposta o per terra come faccio io, così vi spawna direttamente qui nel parcheggio. A questo punto aprite il menu interazione, ragazzi, e richiedete una moto che abbia due posti. Non la perdete, andate tranquilli. Gli dite al vostro amico di salire su quella moto e di allontanarsi, come vedete nella clip, di andare laggiù in fondo, ragazzi. A questo punto, quando il nostro amico sarà laggiù in fondo, noi andremo dal menu interazione e dal motorcycle a chiedere un faggio, ragazzi. Non perderemo nel faggio e il nostro amico rimarrà sulla moto buggato. A questo punto entriamo dentro il nostro garage dell'attico di lusso, dove abbiamo la Issy e i veicoli da sacrificare, ragazzi. Da adesso il glitch sarà massivo. Faremo una macchina, ragazzi, ogni 30-40 secondi. Dipende da voi se siete veloci o no. Quindi entrate dentro al garage, prendete la Issy, ragazzi, e la mettete in questa posizione. A questo punto, una volta che abbiamo preso la Issy, andiamo a prendere, regà, il veicolo che ci servirà per chiudere la portiera e lo mettiamo a fianco alla Issy in modo tale che ci teletrasporterà all'interno. A questo punto possiamo andare dalla serranda, schiacciare Y, ragazzi, per vedere se ci teletrasporta all'interno. Se giocate la play, triangolo. A questo punto fate Y e A, ragazzi, o triangolo e X se giocate la PlayStation, e fate leggermente prima triangolo o leggermente prima Y e vedrete che spawnerete fuori con la Issy. Ma ragazzi, non ha cambiato la targa. Adesso dovremo fare un altro piccolo step. Semplicemente apriamo il nostro telefono e andiamo a richiedere una LG, un veicolo che volete sacrificare, ragazzi, che ci darà la targa. A questo punto, una volta che abbiamo chiamato il veicolo da sacrificare, regà, aspettiamo circa 5-10 secondi.
Dopodiché gli diciamo al nostro amico di scendere dal veicolo. E quando scenderà dal veicolo, ragazzi, e sbadabamme, regà, la Issy avrà cambiato la targa al veicolo. Adesso non vi resta altro che salvarla, ragazzi. Per salvarla dovete entrare nel com. E a sto punto possiamo fare sbadabam, regà. Avremo duplicato la Issy in pochissimo tempo con le targhe differenti. Quindi, regà, semplicissimo. Se adesso volete duplicare ancora, uscite con la stessa Issy, fate salire il vostro amico sopra, chiamate il faggio, andate all'interno, regà, e fate tutto lo stesso procedimento di prima. Il glitch è massivo, è velocissimo, farete una macchina ogni 30 secondi. Adesso, regà, vi lascerò al video, vi faccio vedere come ho duplicato la seconda Issy in neanche un minuto, ragazzi. Quindi approfittatene finché funziona, bombardatevi di Issy, ragazzi. Questo glitch funziona anche con le Deluxe. Fatemi sapere, dovrebbero prendere il valore di 3.800.000 se avete fatto un'aggiunta di Deluxe sull'account, ragazzi. Io spero che i miei video vi piacciono. Lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per essere aggiornati sui migliori glitch che esistono su GTA 5 online, ragazzi. E a sto punto, sbadabam, al prossimo video. Bella, regà. We'll be right back.